i grandi quesiti del giornale del cibo. Senti Martino, va bene tutto, il pesce sarà anche squisito, ma io non lo compro spesso e non lo cucino volentieri perché non sono capace di pulirlo. Perché non hai la tecnica, è un fatto di tecnica come tanti altri fatti, non ci vuole niente, basta imparare, basta avere un buon maestro, il figlio della signora Maria. Ah sì? E dov'è? È al mercato di mezzo, qui a Bologna, vado. Martino Ragusa, l'inviato del giornale del cibo. Allora, questa è una lice, va tolta la testa facendo questo movimento, mentre lei prende via la testa, prendete via anche l'interiore, poi per spinarla, sempre dalla parte, partendo dalla parte dove c'era la testa, con il dito andate dentro, staccate la spina dalla parte superiore e lì si è aperta in due, dopodiché voi prendete la spina, la staccate leggermente e piano piano la togliete. Ecco, abbiamo visto una sardina, questo invece è un pesce un po' più serio, un po' più grandino. Questo è uno sgombro. Ecco, adesso vi mostro come si pulisce. Queste sono delle forbici per la pulizia del pesce. Si aprono in modo che si possa anche squamare se c'è bisogno e si possono anche richiudere, però sono operazioni che potete fare anche con un coltello. Io infilo una lama della forbice nell'orifizio anale del pesce e pratico un taglio, poi apro e eviscero il pesce. Poi tolgo le branche, ecco, vedete. Poi tolgo le pinne, la dorsale, le natatorie, potrei togliere testa e coda, in questo caso le lascio. E questo è il nostro sgombro pulito.